Grazie mille. E buonasera a tutti. Allora, dunque, data protection by design, data protection by default, valutazione di impatto e consultazione preventiva. Se dovessi dare un sottotitolo, trovare un comune denominatore a questi quattro grandi argomenti, potrei dire che la relazione di questo pomeriggio riguarda essenzialmente i trattamenti che presentano rischi elevati. Ma partiamo con ordine. Data protection by design e by default, cosa sono? Sono delle modalità tecniche e organizzative del titolare del trattamento. Questa, diciamo, perifrasi, modalità tecniche e organizzative, insomma, è una perifrasi che troverete spesso nelle disposizioni del regolamento e anche stamattina, insomma, i vari relatori ve ne hanno data un'idea. Il concetto di privacy by design, che è disciplinato dall'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento, viene tradotto in italiano con una traduzione abbastanza intuitiva: protezione dei dati fin dalla progettazione. È un concetto abbastanza semplice, anche da, da metabolizzare. E il regolamento, in proposito, prevede una serie di indicazioni. Che cosa vuol dire essere compliant al regolamento in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione? Significa mettere in atto appunto tutte quelle misure tecniche organizzative capaci di attuare in modo efficace i principi della protezione dei dati e di integrare, sottolineo integrare, nel trattamento tutte quelle garanzie necessarie per soddisfare i requisiti previsti dal regolamento stesso. La disciplina di fonte europea prevede delle esemplificazioni, strumenti come la pseudonimizzazione, di cui vi parlerà più tardi il dottor Comella, e principi come la minimizzazione dei dati. Come deve essere attuata questa privacy by design? Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità di trattamento, e dei rischi aventi probabilità di verificarsi. Sottolineo la parte sui rischi perché ci torneremo dopo. Quando deve essere attuato questa modalità di protezione dei dati? Fin dal momento, diciamo, di inizio del trattamento. Quindi, il concetto di privacy by design lo comprendete meglio dal punto di vista cronologico, cioè è un qualcosa collegato al momento in cui il trattamento dei dati inizia. La privacy by default invece è disciplinato dall'articolo 25, quindi lo stesso articolo, al paragrafo secondo. È un concetto un po' più complicato da comprendere, meno intuitivo, più raffinato, potrei dire quasi filosofico. Viene tradotto in italiano come protezione dei dati per impostazione predefinita. E come viene disciplinato? Il regolamento dice anche qui è necessario che il titolare del trattamento adotti tutte quelle misure tecniche e organizzative che garantiscano che i dati siano trattati per impostazione predefinita in modo che siano rispettati contemporaneamente e parallelamente i principi di necessità e di finalità del trattamento. Perché più raffinato? Qui ci arriviamo insieme immaginando grandi banche dati, qua siamo tutte pubbliche amministrazioni che hanno grossi server con dati personali della natura e della specie più diversa. Chiaramente, o comunque probabilmente, tutti questi dati sono trattati, registrati, conservati per finalità diverse. E la privacy by design, anzi by default, vuol dire che per impostazione predefinita questi dati dovranno essere trattati, a seconda delle diverse finalità di trattamento, nel rispetto del principio di necessità. Anche qui questo obbligo vale per una serie di elementi, per la quantità dei dati raccolti, per la portata del trattamento, per il periodo di conservazione, per l'accessibilità. C'è un'altra regola prevista nel regolamento che stabilisce che per impostazione predefinita non possono essere resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone senza l'intervento della persona fisica. Questo vuol dire che è necessario comunque adottare dei filtri, no automatismi.
Quindi tornando indietro, o meglio, mettendo assieme questi due principi, c'è un'altra regola che accomuna queste modalità tecniche e organizzative, ovvero quella che è possibile utilizzare quelle certificazioni di cui oggi abbiamo sentito parlare, previste dall'articolo 42, come elemento per dimostrare di essere conformi a questi requisiti di cui abbiamo parlato. Certificazione che è un elemento, ma non riduce la responsabilità del titolare o del responsabile, perché comunque rimangono impregiudicati i compiti e i poteri comunque dell'autorità di controllo, quindi del garante in materia di vigilanza di settore. Ora, tornando indietro, prima vi dicevo, concentriamoci sulla parte relativa ai rischi. Rischi che nei trattamenti possono avere diverse probabilità e gravità. E questo ha delle conseguenze. Nelle linee guida del gruppo articolo 29, il gruppo insomma, che, europeo che come stamattina ricordavamo riunisce le autorità europee di protezione dei dati, si dà una definizione di rischio insomma, abbastanza generale, quasi presa dal dizionario, insomma, dal vocabolario. Per rischio si intende uno scenario descrittivo di un evento, delle sue conseguenze che sono stimate in termini di probabilità e di gravità. Perché è importante in materia di protezione dei dati capire di che cosa stiamo parlando e perché può esserci un rischio? Perché se i principi di protezione dei dati by design e by default valgono per tutti i trattamenti di dati personali, laddove il rischio derivante dal trattamento sia elevato, la conseguenza è che il titolare del trattamento è obbligato a fare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. È un obbligo. E in alcuni casi, che vedremo insomma tra un po', oltre alla valutazione di impatto è necessario anche effettuare una consultazione preventiva al garante per la protezione dei dati. Ora, che cos'è questo rischio elevato? Anche qui il regolamento non ci aiuta tanto, ci dà delle indicazioni di carattere generale. Si dice che il rischio può derivare, insomma, in particolare, quindi in maniera, diciamo, a mo' di esempio, può derivare dall'uso delle nuove tecnologie alla luce della natura, dell'oggetto e del contesto e delle finalità dei trattamenti. Ma perché è prevista questa valutazione di impatto? Cioè perché è stata resa obbligatoria? Perché la valutazione di impatto, avendo ad oggetto quei trattamenti che diciamo per loro natura presentano dei rischi elevati, è uno strumento che lungi dall'essere un inutile adempimento burocratico è invece uno strumento utile per gestire il rischio, cioè per minimizzare il rischio. Non dico eliminarlo perché insomma, in materia di trattamenti i rischi e insomma, anche in materia di misure di sicurezza insomma, ci sono tutta una serie di criticità, ma sicuramente è uno strumento per gestirlo al meglio. Quando è necessario fare questa valutazione di impatto? Il regolamento prevede dei casi tassativi ed è una elencazione non esaustiva. Fra i casi in cui questa valutazione è obbligatoria, vi è quella in cui il trattamento comporta una valutazione sistematica di aspetti personali che si basano su trattamenti automatizzati e dalle quali si possono derivare delle decisioni che hanno effetti giuridici o possono incidere significativamente sulle persone fisiche, ad esempio la profilazione. Un altro caso in cui la valutazione di impatto è obbligatoria è in tutti quei casi in cui vi è una sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico, quindi il caso tipico è la videosorveglianza attuata con tutti gli strumenti insomma, comuni che conosciamo. Una terza categoria di dati, di trattamenti di dati per cui la valutazione di impatto è obbligatoria attiene a particolari categorie di dati trattati su larga scala. Il concetto di larga scala, anche qui è una di quelle formule utilizzate dal regolamento, insomma, che a livello interpretativo hanno una serie di difficoltà, che sono anche insomma, spiegate meglio nelle linee guida del gruppo articolo 29, a cui rimando per non come dire, rendere troppo pesante questa relazione. Quali sono queste particolari categorie di dati? Dati genetici,
dati sulla salute, dati biometrici, dati che possono rivelare convinzioni religiose o filosofiche o l'origine razziale o etnica, dati relativi alla vita o all'orientamento sessuale e ancora opinioni politiche, appartenenza sindacale, condanne penali e reati. Perché? Perché queste sono quelle categorie di dati che insomma fino ad oggi definivamo come dati sensibili, ultrasensibili o dati giudiziari, che sono quei dati personali che più di ogni altri hanno bisogno di una particolare protezione e garanzia perché possono comportare discriminazioni. Ora, questi sono i casi in cui la valutazione d'impatto è obbligatoria, ma la casistica non si esaurisce con quelle elencate dal regolamento, perché la regola è che la valutazione d'impatto che il titolare del trattamento deve effettuare la valutazione d'impatto in tutti i casi in cui il rischio è elevato. Ma come facciamo a capire se il rischio è elevato? Anche qui il gruppo articolo 29 ha stabilito una serie di criteri. In queste linee guida che insomma sono riportate sulla slide sono indicati 9 criteri. Quali sono questi criteri? Più che di criteri potremmo dire che sono degli indici o degli indizi. Sono perché degli indizi? Perché come vedete sono tre casi, quelli i trattamenti relativi a valutazioni o scoring, a decisioni automatizzate che possono produrre determinati effetti, a monitoraggi sistematici, a dati sensibili o di natura personale, trattamenti di dati su larga scala, dati relativi a interessi vulnerabili, l'utilizzo di nuove tecnologie o trattamenti di per sé che impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto. Dicevo, perché sono degli indizi? Perché non, alla presenza di questi elementi non è che scatta l'obbligo di fare la valutazione. Diciamo che sono degli elementi di cui il titolare deve tenere in considerazione e laddove ritenga che alla luce di questi elementi il rischio sia elevato, scatta l'obbligo. Il gruppo articolo 29 dice: alla presenza di un solo indizio probabilmente la valutazione non va fatta. Già se ne scattano due c'è un po' più di fumus. Quindi quali sono, se dovessimo fare degli esempi, un po' per come dire, concretizzare queste regole di carattere generale, cos'è che dobbiamo tenere in considerazione? Soprattutto i trattamenti, per esempio, che riguardano la geolocalizzazione, le transazioni finanziarie, le comunicazioni elettroniche, i dati di minori, insomma, badate bene, sono tutti quanti dati particolarmente delicati, l'internet delle cose. Che succede in caso di dubbio? Cioè, alla luce di tutte queste considerazioni, il titolare del trattamento potrebbe non essere sicuro sulla necessità o meno di fare la valutazione d'impatto. Il gruppo articolo 29 dice che in caso di dubbio, probabilmente, anzi, è meglio che la valutazione sia fatta. Ora, come vedete, fino adesso abbiamo parlato degli obblighi che scattano in capo al titolare, ma anche il garante ha degli obblighi di facere. Il primo obbligo è quello di redigere un elenco nel quale indicare tutte le tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione di impatto, quindi non tutti i trattamenti, ma le tipologie di trattamenti. Il garante ha anche la facoltà di redigere un altro elenco, cioè quello dei trattamenti che non necessitano di valutazione di impatto. Questi elenchi, come indicato nella slide, dovranno essere comunicati al Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. Ed entriamo un po' più nel merito. Chi deve fare questa valutazione di impatto? Abbiamo detto il titolare del trattamento, chiaramente, che si consulterà con il responsabile laddove designato. Chiaramente il fatto che l'obbligo scatti in capo al titolare non vuol dire che è il titolare che la deve redigere materialmente, perché la redazione materiale potrà anche essere affidata a un soggetto terzo interno o esterno all'amministrazione, fermo restando che la responsabilità ricade sul titolare. Il titolare potrà anche tener conto di codici di condotta laddove approvati
e se del caso, sottolineo se del caso, raccogliendo le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Queste sono tutte regole indicate nel regolamento stesso. Quando? Prima di procedere al trattamento. Quindi, laddove il trattamento di dati personali comporti un rischio elevato, prima di procedere al trattamento, il titolare è obbligato a effettuare la valutazione d'impatto. Ora, considerando che l'obbligo scatterà il 25 maggio del 2018, si pone il problema per i trattamenti già in corso. Il gruppo articolo 29 ha stabilito e indicato che per i trattamenti in corso sarà comunque necessario fare una valutazione d'impatto, a meno che fino a quella data i rischi non siano così elevati da ritenere necessario effettuarla. Ma come deve essere fatta questa valutazione? Innanzitutto la prima regola è che con una singola valutazione di impatto possono essere esaminate anche insieme di trattamenti che presentano rischi elevati analoghi. Nella slide è riportato il processo iterativo, cioè la scansione temporale delle attività che devono fare i singoli titolari. Anche questo è un grafico preso dalle linee guida del gruppo articolo 29. Tutto sommato riassume un po' quello che ci siamo detti in questa valutazione, cioè a livello cronologico, in maniera diacronica, circolare, deve essere descritto il trattamento previsto e le finalità, deve essere effettuata una valutazione di necessità e proporzionalità, indicando quali sono le misure per dimostrare l'osservanza rispetto a questi principi. Poi sarà necessario valutare i rischi per i diritti e libertà e indicare quali misure sono state adottate per affrontare questi rischi. Tutto ciò deve essere documentato. E poi una volta effettuata questa valutazione non è che il procedimento è finito, perché la valutazione di impatto è comunque soggetta a monitoraggio anche da parte del responsabile della protezione dei dati e a revisione laddove i rischi possano cambiare. Ora questo è il procedimento fisiologico, che però potrebbe anche arrestarsi ad un certo punto, e da questo arresto ci sono una serie di conseguenze. Cioè il titolare del trattamento potrebbe effettuare, come vedete nel grafico, tutte le valutazioni che abbiamo descritto e, arrivati alla valutazione dei rischi, ritenere di non essere in grado di adottare misure previste per affrontarli. A questo punto gli scenari sono due. Il primo potrebbe essere quello di non effettuare il trattamento, perché decide di non poterlo effettuare, di non poterlo fare, quindi fa un passo indietro, oppure laddove ritenga che i rischi residuali siano comunque elevati e il trattamento lo debba fare per forza, deve chiedere la consultazione preventiva al garante. Quindi questa consultazione preventiva nella valutazione d'impatto sarà necessaria tutte le volte in cui, effettuata questa valutazione, il titolare del trattamento ritenga che residui un rischio elevato. Questa consultazione preventiva significa che il titolare dovrà inviare al garante tutta una serie di informazioni che gli serviranno per effettuare poi una valutazione a sua volta, quindi indicare le responsabilità del titolare del trattamento, le finalità e i mezzi, le misure per garantire e proteggere i diritti e le libertà degli interessati, chiaramente i dati di contatto, deve allegare la valutazione che comunque deve essere fatta, la valutazione di impatto comunque deve essere fatta da parte del titolare e poi ogni altra informazione che l'autorità gli chiederà. A questo punto il garante, se ritiene che il trattamento viola il regolamento, oppure nel caso in cui il titolare non ha identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante fornisce un parere scritto. In ogni caso potrà avvalersi di tutti quanti i poteri previsti dal regolamento, quindi richieste di informazioni, ispezioni, ingiunzioni, divieti e così via. Quali sono i termini previsti dal regolamento per effettuare la consultazione preventiva? Una volta chiesta la consultazione al garante, il garante ha 8 settimane per rispondere, a meno che non si tratti di trattamenti particolarmente complessi e quindi il periodo è aumentato di 6 settimane. Chiaramente i termini sono sospesi laddove il garante effettui una richiesta di informazione. Vi sono dei casi in cui la consultazione preventiva al garante
potrebbe essere obbligatoria. Utilizzo il condizionale perché ancora non ci sono questi elenchi, però il garante potrebbe decidere, potrebbe prescrivere con proprio provvedimento che in particolari casi la consultazione preventiva sia obbligatoria, in particolare quando i trattamenti riguardino la protezione sociale o la sanità pubblica. Ci sono delle eccezioni rispetto alle valutazioni di impatto? Il gruppo articolo 29 ha indicato una serie di casi in cui si è esentati, in particolare se il trattamento non comporta dei rischi elevati, se è già stata condotta una valutazione di impatto e si possono utilizzare i risultati di questa valutazione di impatto rispetto a quella a trattamenti analoghi, se il trattamento è già stato sottoposto a una verifica preliminare all'autorità di controllo, se il trattamento ha una base giuridica ed è già stata condotta una valutazione diciamo all'interno della relazione che accompagna, la base giuridica del trattamento, quindi se è previsto in una legge o in un regolamento, se il trattamento è compreso in quel famoso elenco facoltativo che il garante diciamo, dovrebbe redigere. La valutazione di impatto è comunque un processo dinamico, cioè non è che una volta effettuata il titolare è esente da qualsiasi altro comportamento. Dinamico vuol dire che la valutazione dovrà essere ripetuta a intervalli regolari. Questo è un grafico che insomma, troverete nelle linee guida del gruppo articolo 29 sulla valutazione di impatto e che vi descrive sostanzialmente quello che abbiamo cercato di riassumervi nelle slide. Dovendo essere molto sintetici, sostanzialmente il titolare del trattamento, laddove il trattamento possa comportare un rischio elevato, deve consultare il responsabile della protezione dei dati, avvalersi dei codici di condotta e delle opinioni degli interessati laddove possibile e capire se la valutazione è necessaria o meno, oppure se rientri in una delle eccezioni prima ricordate. A questo punto dovrà effettuare la valutazione di impatto e laddove non esista un rischio residuale elevato non sarà necessaria una consultazione preventiva al garante, se risiede invece un rischio elevato è necessaria la consultazione. Qualcuno ci ha chiesto se è obbligatorio se la valutazione di impatto deve essere pubblicata. La risposta è che la valutazione di impatto non è pubblica, non c'è un obbligo di pubblicazione, ma comunque sarebbe opportuno almeno pubblicarne una sintesi. E laddove richiesta in sede di ispezione comunque va inviata al garante per consentire l'attività di vigilanza. Ora, che succede in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in materia di valutazione di impatto? In tre casi sostanzialmente, sia se non è stata svolta una valutazione di impatto laddove sia obbligatoria, sia se la valutazione di impatto sia stata svolta ma non sia stata svolta in maniera corretta, sia nel caso in cui non è stato consultato il garante laddove invece era necessario, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, lettera A del regolamento. Ora, per concludere, la slide finale vi indica l'allegato alle linee guida del gruppo articolo 29 che indicano quali sono i criteri di base per svolgere la valutazione di impatto. Non ve la voglio neanche descrivere o leggere, non è questo il compito che mi spetta in questa sede. Quello che mi preme sottolineare è lanciare un messaggio, cioè le linee guida del gruppo articolo 29 stabiliscono quali sono i criteri di base affinché la valutazione di impatto sia almeno accettabile, ma la metodologia con cui svolgere la valutazione stessa può essere diversa. I criteri sono gli stessi, ma la valutazione è flessibile sia nella struttura che nella forma. Se dovessi utilizzare un esempio, come abbiamo già fatto in altre sedi, per cercare di utilizzare una metafora un po' più digeribile, per capire, per fare un paragone tutto sommato, quelli che sono alle mie spalle sono dei criteri, potremmo paragonarli a una sorta di ricetta. Questi sono gli ingredienti base.
quelli che non possono non esserci, ma a seconda, insomma, delle esigenze possono essere modificati, si può aumentare parte dell'uno e meno dell'altro, si possono mischiare, si possono introdurre di nuovi. L'importante è che alla fine il prodotto finale sia, insomma, buono, diciamo così. Grazie.